Utilizzare le vetrine dei negozi come spazi per lanciare messaggi sociali, esempio la lotta alla violenza di genere, è l'ultima trovata dell'associazione Progetto Donna, presieduta da Rita Salinelli, la quale intende mettere in mostra elaborati artistici realizzati dagli studenti del liceo Luigi Russo di Monopoli, dando loro la possibilità di esprimere in piena libertà il concetto della non violenza. Abbiamo già fatto un piccolissimo incontro con le associazioni dei commercianti, i quali aderiscono con entusiasmo a questa iniziativa perché sono coinvolti in prima persona. Vedere le vetrine della nostra città per tutto il mese di maggio piene, riempite di un messaggio ben preciso, dire no dire no alla violenza, sì alle pari opportunità, sì al rispetto. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala Terre Parlanti in Vico Acquaviva e coinvolge le associazioni di categoria dei commercianti, il liceo artistico locale, oltre che l'amministrazione comunale. Chiaramente nel rispetto della creatività individuale dei ragazzi è stato dato loro indicazione di muoversi sulla falsariga di quei temi che sono cari all'associazione Progetto Donna e anche alla scuola sottoscritto, quindi il rispetto del genere, il rispetto uomo-donna, la comunicazione non violenta e l'assoluto ripudio di qualsiasi forma di sopraffazione, di sopruso, di discriminazione appunto nei confronti delle donne. Inoltre mette in relazione tre deleghe gestite dall'assessore Antonella Fiume, politiche giovanili, pari opportunità e commercio. Questo progetto denominato Riempiamo le vetrine della città saranno realizzate dagli studenti del liceo artistico delle opere d'arte che verranno esposte nei negozi aderenti all'iniziativa per tutto il mese di maggio. Quindi invito tutti i negozianti che vorranno aderire a collegarsi sul sito del comune di Monopoli al link che è stato predisposto, dove devono inserire e indicare tutte le loro generalità in modo tale che poi sarà creato dopo il 21 aprile, che è il termine ultimo per aderire, un elenco che verrà consegnato all'associazione Progetto Donna che si occuperà dell'organizzazione e dell'allestimento. L'iniziativa, che si intitola Riempiamo le vetrine della città, culminerà con l'assegnazione di 3 premi in denaro per un totale di 900 euro messi in palio dal comune di Monopoli. I 3 vincitori potranno spenderli in buoni libro.